Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo unboxing. Oggi siamo qui per farvi vedere questa console giapponese, la PVP Station Lite 3000 Digital Pocket System. Già qua vediamo le prime cose tarocche con Crash e Super Mario. Qua sulla confezione vediamo 8000, no 9000 build in uno. Il lato sopra è così e anche 3D, cioè. Ma non è vero, si può avere black, ice blue e vari colori. La mia è ice blue. Questo è il retro. La One sul big screen si può collegare alla TV. E qua addirittura c'è Pokémon come cosa pubblicitaria. 9000. Morde. Andiamo ad aprire subito la confezione. Abbiamo un libretto di istruzioni. Poi abbiamo la console. Il caricatore. Il cavo AV per caricarla alla TV e due cartucce Super Classic Card 1 Card 2. Andiamo a vedere la console. Eccola qui, PVP Lite, che ricorda molto la PlayStation Portable. Qua ci sono le batterie dove va la ricarica. Andiamo a vedere come si accende questa cosa. La musica direi che è assordante. Vediamo Angry Birds 4, 3, Spider-Man, Start the Adventure, premi Start per giocare, e dov'è il gioco? Mi sa che si è già bloccato ragazzi, ah, eccolo qui, c'è questo. Direi che Spider-Man c'è. Boh. What a. Ah, così si arrampica. Guardate le animazioni dell'arrampica muri. C'è. Qua c'è il reset. Il suono lo togliamo perché fa schifo. World Cup com'è? FIFA Soccer addirittura. Oh. One player. Ma che schifezza è? C'è. Questo sarebbe calcio, ragazzi, eh? Vabbè, andiamo a vedere nelle cartucce. Ogni volta crasha. E ci stanno sempre i giochi, però, con un numero diverso. Ninja Turtle, Startalogue Ninja. C'è. Bah. Va bene ragazzi, questa era la PVP Station. Vediamo un attimo pure l'altra cartuccia. Ogni volta che togli la cassetta va in tilt. E infatti qua stanno gli stessi giochi, solo messi all'incontrario.
E va bene, questa è la PvP Station Lite 3000. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti belli!